tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e bentornati su Pokémon Ultrasole, la nostra serie giornaliera che viene onda tutti i giorni sul mio canale alle ore 14, 15, 30 e 17. Allenatori, benvenuti nell'episodio delle 17, ultimo episodio della giornata. Mi raccomando un bel ultra like per sostenere tantissimo questa serie, e se non avete visto gli episodi precedenti vi ricordo ve le lascio sempre qui nelle schede del video. Allenatori, vi ricordo che sotto in descrizione trovate la maglietta di Ultra Beast e possiamo partire all'avventura. Allora, abbiamo affrontato la prova di Chris e abbiamo vinto, ragazzi. Ho letto un po' i commenti che mi avete lasciato sotto i precedenti episodi e mi avete detto che, sorpresa delle sorprese, mi sono scordato, guarda caso, alcuni adesivi del dominante. Quindi ragazzi, vi ringrazio perché i vostri commenti mi danno sempre tantissimo supporto e io lascio sempre poi dei cuori a tutti quelli che mi danno commenti sensati e che mi danno sempre consigli. Quello sempre, lo faccio sempre ragazzi. Allora, prima di prendere l'autobus e tornare al giardino di Malì, dove dobbiamo consegnare al professor Kukui la maschera di Mr. Royale, guarda caso, esploriamo un po' il monte qui, perché ci sono alcuni strumenti e magari anche qualche adesivo che non abbiamo preso, oltre al fatto che... Ehi, c'è il professor Oak! Salve! Ehi, ehi, Alola! Esiste un Pokémon chiamato Mignor che cade giù dal cielo come una stella cadente. Mignor ha un nucleo che può brillare di tanti colori diversi. Non ha una forma regionale specifica, ma è comunque un Pokémon molto, molto, molto interessante. Detto questo, ecco, tieni, ho una cosa bella per te. Mignor? Ah, una Luna Ball. Va bene, cerca di completare il Pokédex, così farai contento anche Rotom. Ah, quella è l'ultima persona che voglio far contento, caro professore, sai? Fatto ciò, vediamo se qua c'è qualcos'altro. Non mi sembra. Possiamo entrare nel centro Pokémon? Magari qua dietro c'è qualcosa? No. Entriamo, magari c'è qualche adesivo anche nel centro Pokémon. Questo, ragazzi, non possiamo saperlo. Nulla. Nulla, nulla, nulla. Va bene. Allora, ah, sì, curiamoci la squadra, perché sicuramente al giardino di Malì dobbiamo affrontare Guzman. Se è come Sole e Luna. Per quanto riguarda il team, ragazzi, Pupitar, vi ripeto, è ancora qui per prova. Dobbiamo catturare un Pokémon di tipo acqua. Ah, e vi voglio ricordare anche un'altra cosa. Dato che in tanti nei commenti mi hanno scritto che ho fatto uno spoiler enorme, ragazzi, ma veramente enorme, nell'episodio delle 14... vi volevo parlare proprio di questo. Intanto mandiamo Viscido per primo, che lui è il prossimo all'evoluzione. Io l'ho 38. Vi volevo dire, e molti mi avete detto: Federic, hai spoilerato la palestra, ci sono la palestra in Alola. Ragazzi, io non credo che ci siano altre palestre. C'è solo la palestra di Mr. Surge, che è quella di tipo elettro di canto. Ok, ma si sapeva. Cavolo, l'abbiamo vista nei trailer di Ultrasole migliaia e migliaia di volte, ragazzi. Cioè, che spoiler è? Non capisco. Non è nessuno spoiler. Comunque, velen denti su Clefairy, va? Gnammetelo. Ok. Sveglio pacca. Continuiamo con Breno Denti. Che poi questo gioco a me, ragazzi, sta piacendo. Anche se è molto simile a Sole e Luna, mi sta piacendo perché sono curioso di vedere come cambierà rispetto appunto a Sole e Luna. Voglio vedere, ragazzi, questo Necrozma. E voglio vedere anche in che modo ha rubato la luce, il perché, tante altre cose. Sicuramente, ragazzi, ci sveleranno tante cose sicuramente in questo let's play. Grazie all'aiuto di Pokémon possiamo pattugliare anche la cima della montagna. Ah, che fortuna, hai visto, sì? Allora, magari qua c'è qualche strumento. Vediamo anche che Pokémon si trovano qui in cima alla montagna. Oh, Elgem. Elgem. Carino, ragazzi, questo. Io spero in qualche Pokémon di tipo acqua figo, in realtà. Non lo so. Anche uno che ha un doppio tipo. Tanto ormai la squadra ha già 5 Pokémon, c'è tempo per aggiungerne un altro ancora, quindi... Ok, strumento... Invertivolt, ottima ragazzi. Ah, ecco, Invertivolt, ragazzi, mi ha dato... una scossa. Diciamo, mi ha dato una scossa.
Ok, ragazzi, in Vertivolt non è affatto male ad Ampharos, sapete? In Vertivolt al posto di... Bella domanda. Tuono Shock, però poi in Vertivolt sono costretto a sostituirlo, quindi no. O Schermo Luce a questo punto. O Tuononda. Vabbè, per ora ragazzi non glielo insegno in Vertivolt. Però più avanti sicuramente sì. Devo dare ragazzi l'Electrium a Ampharos. Sostituiamolo a Calamita. Perché comunque sarà una mossa Z veramente devastante. Ok? E andiamo. Controlliamo sempre nell'erba se c'è qualcosa che possiamo prendere. Ditto! Quasi trova Ditto. Vai, Viscido. Ragazzi, non vedo l'ora di avere un Maccalola. Mamma mia, non vedo l'ora. Trasformazione. Ah, diventa anche lui Grimer. Perfetto. Ok. Adesso vediamo un attimo cosa c'è su questa montagna. Se c'è qualche strumento da prendere. Vediamo. Rapid Ball. Ottimo. Continuiamo giù di qua. Ehi, ma tu mi sfidi? Dai. Ehi, allenatore, ti dirò una cosa importantissima. Parte la sfida contro il Montanaro. Eccolo il Montanaro, Joy. Manda in campo un Geodude. Ok, Geodude contro Grimer non è il massimo. Faccio prima a sostituirlo e mandare sin da subito il mio incendio. Tanto i punti esperienza li prende per salire a livello 34 e mancano poi 4 livelli per evolversi in un bellissimo Mach. Non vedo l'ora ragazzi, veramente. Levito roccia. Attenzione a sostituire il Pokémon adesso. Ne ci andiamo di un bel doppio calcio e diciamo addio a questo Geodude, vero? Bam! Ah, per poco ragazzi, lo lascio proprio un PS, mi sa. A poco più di 4-5 PS. Tuono pugno. Non ci paralizza, andiamoci di doppio calcio. E dobbiamo prendere anche il cristallo Z da dare al mio Incineroar, così da sfruttare la sua mossa Z. Ok, Viscido sale a livello 34. E abbiamo sconfitto Joy. Ciao caro. Scendiamo giù di qua. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Oh ragazzi, l'adesivo del dominante. Ma perché laggiù c'è il golfista ragazzi? Perché lì c'è il golfista? What? C'è un golfista ragazzi che sta lanciando le palle giù dal monte. Guardatelo. Ma cosa? Va bene ragazzi, questa è Alola. Allora, dato che... Ma allora posso anche sfidarlo! Ma geniale questa cosa, geniale! Va bene! Minior, ah ecco, mi manda Minior, vedi? Che carino Minior! Dai, Viscido! Chi se l'aspettava? Andiamoci di Gemmo Forza. Quanto gli potremmo levare con Gemmo Forza, però? Boh. Ok, sì, ok. Pensavo di non riuscirci invece, buttato giù. Pupità di livello 31. Un altro Minior, va bene. Tanto Gemmo Forza, ragazzi, ne abbiamo quanti vogliamo. Vai. Il problema è che con rotolamento, ragazzi, sto coso mi fa male, eh. Gemmo Forza, vai. Boom. Sdoppiatore. Ah, ragazzi, guardate con quanto è rimasto. Guardate con quanto è rimasto, eh. Ancora Gemmo Forza. Sdoppiatore, vabbè, si ammazza da solo, ok. Si ammazza. E altri punti esperienza per noi. Decibel livello 32. E un altro Minior. Questo è uno dei pochi allenatori qua da Alola che ha 3 Pokémon, veramente, ragazzi. Vai, ancora un altro Gemmo Forza e possiamo dire addio a questo Minior. Sperando che
No, niente. Scudo soglia ovviamente si leva. E adesso possiamo ucciderlo. Vabbè, si uccide da solo nuovamente. Che lo paralizzi a fare, tanto è morto. Tanto ormai. Ok. Casto a livello 29. Perfetto, ragazzi. Mi dispiace se è scarso, che ci vuoi fare? Il mio Ampharos è troppo forte per te. Ciao, signori. Allora, ragazzi, volevo usare in borsa qua un repellente. Se ce l'ho qua. Roccia umida, roccia fredda, roccia calda, roccia liscia. Ecco, un altro allenatore, vai. Perfetto. Così che ci leviamo tutti gli allenatori di questo percorso. Due Pokémon lui. Passimian, nudo, balla. Ok. Questo allenatore qui ci dovrebbe essere anche in Pokémon Sole e Luna, se non sbaglio. Ah, ragazzi, io approfitterei di vedere un attimo la, il potere Z di Ampharos. Gigascarica folgorante. Assolutamente, voglio vederla. Del mio super Ampharos. Farà male questa. Gigascarica folgorante. Vai Ampharos, falli male, mi raccomando. Oh, esplodi. Boom. Un PS, ragazzi. Un punto salute, un mistero punto salute. Adesso lui attaccherà sicuramente per primo. Ok, evitiamo l'attacco. Tono shock. Ciao. Mi dispiace Passimian. Inciampa sulla sua palla. Livello 39, quasi 40 per Ampharos. I punti esperienza vengono condivisi. Oranguro. E ancora Ampharos devo lasciare. Oranguro. Chissà che tuono shock quanto rileva. Secondo me rileva pochissimo. Cozzata zen. Uno shock. Immaginavo che li levasse così poco. Gemo forza invece quanto li leva? Ancora un'altra cozzata zen. 3 PS. Borsa. Andiamoci di prepozione. Bam. Top. Congiura. Aumenta l'attacco speciale. Stiamo attenti, ragazzi, col prossimo attacco dobbiamo buttarlo giù. Ci va di finta. Statico lo paralizza, quindi adesso sarà anche più lento. E ora giamo forza. Battuto. Perfetto. Altri 1000 punti e passa esperienza. Gerald, devi catturare tutte le scimmie, non solo due scimmie, dai. Scendiamo di qua. Riusciamo a scendere? Ok. Ball per noi, che è una pozione max. Anche qui ci potrebbe essere qualcosa. No. Qui non c'è niente. Nulla. Ragazzi, e qui non si può passare. Magari questo tipo ci dà qualcosa? No. Andiamo su di qua. Poi, ragazzi, abbiamo finito. Possiamo anche usare l'aereo Charizard e a questo punto tornarcene qui, al giardino di Malie. Ho voluto spendere questi 15 minuti di parte per fare questo percorso, perché comunque fa parte del gioco e mi pareva brutto saltarlo, ok? È una guida anche, io voglio fare tutto. So che molti di voi avrebbero preferito saltarlo, perché ci sta comunque battere solo allenatori così, ok, però... Vi conosco, so come siete fatti, però ragazzi, io voglio fare tutto, ovviamente, perché voglio giocarmelo. Ok, allora ragazzi, dato che adesso sicuramente dovremo affrontare il Team Skull, vabbè, lasciamo sempre Viscido per primo, in modo che prende più allenamento lui rispetto agli altri, dato che si deve evolvere.
E a questo punto usiamo Caricatauros per andare più veloci. Vai. Ah no, prima di usare Caricatauros, ragazzi, ho letto i vostri commenti. E li leggo i vostri commenti, ragazzi. Questo sta a dimostrarlo. Che mi avete detto che nella biblioteca mi sono scordato un adesivo. Me lo sono scordato qua sopra. Quindi io direi di andarlo a prendere, che dite? No, perché l'ho usato. Eccolo l'adesivo, ragazzi, non l'avevo proprio visto. Perché nella scorsa parte io sono andato qua così, ma poi sono tornato subito indietro e quindi non l'ho proprio visto che c'era un adesivo, però ora l'ho preso. Dobbiamo anche andare a ritirare un altro dominante, tra l'altro. Ok, Caricatauros. Vai, 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 tutto dritto. Direzione giardino animali. Vai, ci dovrebbe essere il professor Q qui. Oh, col Timescal, come da sole e luna. Ehi, di un po', Kukui, dicono che vuoi fondare la Lega Pokémon di Alola, ma che ti salta in mente? 4 turni, eh? Vi batterò in 4 turni. Io sono un esperto di mosse e posso stendervi in tutti, in men che non si dica, con mosse come brucia tutto, comete. Vi sfido a una battle royale. Ma sei fuori? L'hai voluto tu, ti faremo affettine. Forza, professore! Team Scale, è ora che qualcuno vi dia una bella lezione. Bella idea quella di quella della battle royale. Potrò sbriciolare i 3 allenatori in una volta sola. Ecco Guzman, ragazzi, che si fa vivo per la prima volta in Ultra Sole e Ultra Luna. Guzman, è arrivato il boss. Skull, lo Skull, Skull Skull. Sono l'incubo peggiore di ogni allenatore, il più odiato di tutti e il più spietato. Sono Guzman e sono qui per sbriciolarti. Udite, udite, signori e signore. State per assistere a un evento memorabile, la sfida delle sfide, il grande Guzman, capo del Team Skull, contro il professor Kukui. Kukui, io e te abbiamo una cosa in comune, non siamo mai riusciti a diventare capitani. Ma dopo tutto, chi se ne importa di queste tradizioni superate, no? Kauna, Capitaniz, ne facciamo volentieri a meno. C'è bisogno di aria nuova da Alola. Sfortunatamente per te, però, la Lega Pokémon sarebbe del tutto inutile. Non c'è nessun dubbio su chi sia l'allenatore più forte di Alola. Non ti ricordi bene, Guzman? Io ho scelto di diventare capitano perché volevo realizzare il mio sogno. Credevo che la chiave per battere Ala fosse trovare la mossa più potente di tutte, ma mi sbagliavo. La vera forza di un allenatore consiste nel saper scegliere la mossa giusta al momento giusto. Ed è proprio per aiutare gli allenatori a sviluppare il loro intuito che voglio fondare la Lega Pokémon di Alola. Ad ogni modo, le parole servono a poco. Guzman, mostrami quello che sei capace. Sempre che tu sia davvero capace di qualcosa. Rekt. Che ne dici, Federic? Sei d'accordo? Chi? Io? Cioè, come faceva a sapere che ero lì dietro di lui? E tu chi sei? Non ti ho mai visto in giro. Sei l'ennesimo allenatore alle prese col giro delle isole? Ti presento Federic, è arrivato da Alola da poco. Ma perché me lo presenti? Ma chi se ne frega? Va bene. Quindi Guzman, se davvero credi di essere il più forte, perché non lotti contro di lui? Vedo che hai il super cerchio Z. Perché non me lo potevo mettere in tasca? Dimmi, cosa ti aspetti di questo giro delle isole? Lo scoprirò facendolo. Cosa vuoi scoprire? Sei solo un pivello. Ad ogni modo, Kukui, prima o poi ti annienterò. Ma prima distruggerò tutto ciò a cui tieni. Idiota. Dai, Guzman, dimostrami quello che sai fare. Su, via. Parte la sfida di Guzman, capo del team Skaska. Ma di capo Golisop Odds. Oh, vai, Viscido. Allora. Allora, signori, il Pokémon che tanto volevo in squadra, il Pokémon che tanto volevo e che tanto bramavo, desideravo. Già, è molto forte. Diamine se è forte. Oh my god, oh my god. Proverò a stenderlo con un colpo solo. Sempre se Ampharos la faccia, insomma. Ok, potere Z. Fallo fuori, Ampharos. Giga scarica folgorante. Povero Grimer. Ha fatto una brutta fine, ragazzi. E adesso vediamo cosa fai contro il mio Ampharos, eh. Il mio Ampharos è troppo forte. E poi adoro Ampharos. Dai. Giga scarica folgorante. Con l'attacco speciale che si ritrova, non puoi nulla contro di lui. Ciao. Boom. Esplosione finale.
Peccato che sei morto, Kuzma, fai schifo. Mascherine, anche Mascherine vuole morire. Va bene allora. Aia. Andiamoci di gemo forza. Ronzio. Stupida farfalla moschicita brutta, via. Oh, Ampharos è perfetto, ragazzi, per affrontare Guzman. Tra mosse rocce ed elettro, il coleottero proprio. Livello 40. Ragazzi, 105 d'attacco speciale. 108, cioè. Vuole imparare scarica? Oh, ragazzi, da oggi proprio. Con scarica. Ampharos è una bestia adesso. Con scarica, veramente. Spostatevi proprio. E ho sconfitto Guzman. Troppo facile, ragazzi, veramente troppo facile. Ehi, che diamine combini! Dovresti mostrare a tutti la forza distruttiva della tua invincibile squadra. Frederick, ti chiami così, vero? Non credere che sia finita qui. Il tuo nome è ora impresso a fuoco nella mia mente. Ti sbriciolerò. Ma pensavo mi dava una spallata a un bambino. Già stavo pronto a chiamare la polizia. Quindi tu saresti Au. Oddio mio. Guzman, guarda che non sei obbligato a fare il giro delle isole, solo perché sei l'ipotetica una. E poi non è nemmeno detto che completandolo riuscirai a ottenere quello che vuoi. Mau, da quando è arrivato, tipo? Frederick, la tua maestria dell'uso delle mosse mi ha lasciato a bocca aperta. Ah, quasi dimenticavo, devi darti una cosa importantissima. Eccolo il cristallo Z per Incineroar. Te l'ha data Tapso? Certo, dalla pure a me. La consegnerò io a Mr. Royale. Oppure me la indosserò più tardi. Ok. Au. Hai visto anche tu la lotta, vero? Sì, l'ho vista. Si sta lo strepitoso Frederick. Ah, se solo Guzman potesse vedere il giro delle isole con i suoi stessi occhi, au. A proposito, dove è finita Lilia? Morta. Ah, no, ok. È qui. Sono qui, professore. Ci sono anch'io. Chi t'ha chiesto? Frederick, ho sentito che tu e il professore avete affrontato il team Skull. Sembra che siano dei tipi poco raccomandabili. Meglio fare attenzione con questi mascalzoni. Ma no, dopo tutto un sano scambio di mosse è il modo più rapido per conoscersi meglio. Ma chi li vuole conoscere? Beh, ci si vede, ragazzi. Vado al monte Lanakila. La Lega Pokémon sta per vedere la luce. Frederick, au, buona fortuna con le prove. Sfruttate ogni occasione possibile per imparare qualcosa di più. Ciao! Hai parlato anche troppo, carissimo Mr. Royale. So che siete dei tipetti in gamma, ma cercate di non strafare. A proposito, ho sentito che te la sei cavata benissimo nella prova di Chris. Ma non è il momento di abbassare la guardia. Segui il percorso 11, vai al villaggio Tapu. La prossima prova si terrà lì. Se non sai come arrivare al percorso 11, chiedi indicazioni a una guardia. Lilia, tu vieni con me a fare la spesa. Così. Così, ragazzi, proprio a bacchetta. Cioè, gli dice cosa fare. Pensavo che Guzman avrebbe sbriciolato anche me, Rotom. Ma che avrebbe sbriciolato, roba? Ma state zitto un po'. Allora, ragazzi, molti mi avete detto che forse qui si può trovare Poliwag. Dato che mi serve un tipo acqua, ma anche un tipo lotta in squadra, io vorrei provarci. Ora, io ci provo, sono curioso. A parte che non posso usare, mi sa, tipo il mio Lapras, vero o no? Oh, ragazzi, proviamoci allora, dai. Magari abbocca qualcosa. Vai, preso! Bel Poliwag, non sarebbe male. No, Basculin. Avremo modo di prendere tanti Pokémon, ragazzi, qua. Però un bel Poliwrath. Io lo voglio. Un bel Poliwrath fisico. Mamma mia, ragazzi, quanto sarebbe bello. Vai. Insegniamo cascata. Oh, via. Dai, 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 dai. Un. Ragazzi, credo che mi dovrò mettere qui. Off camera e cercare e ancora cercare, perché secondo me così non risolviamo nulla. Io, se volete, posso provare ancora, ma la vedo veramente dura. Ragazzi, dopo tipo 3 ore che stavo cercando Poliwhirl, finalmente l'ho trovato. È anche a livello 27, buonissimo. Adesso, sperando che ha una buona natura, io direi di indebolirlo e provare a lanciargli qualche Ultra Ball. Non è male, perché appunto diventa anche un tipo lotta, che può imparare anche mosse di tipo ghiaccio, come potrebbe essere appunto Gelo Pugno, come vi dicevo. Ho fatto un taglio perché, ragazzi, ho cercato veramente troppi Pokémon e
non volevo farvi perdere tempo. Io, ragazzi, vorrei provare con la Sub Ball. Lo so, non è il massimo, però che vivono nell'acqua. Ci provo, è bella, anche se io non l'ho catturato nell'acqua, però vediamo un attimo. Uno, due, tre. È bella per lui. Forse per i Pokémon acquatici è indifferente, ragazzi. Lui vive nell'acqua comunque, quindi... Ok, adesso a questo punto... Oh, Castle sarà a livello 30. E voglio vedere un attimo... Poliwhirl. Allora... Voglio vedere le statistiche. In caso lo aggiungo in squadra. Allora, avanti. Vediamo un po'. Per ora noi glielo diamo il soprannome. Ossiamo l'info di Poliwhirl, perché me lo scrivete voi quale soprannome dare a Poliwhirl. Allora, anche lui, ragazzi, che non aumenta e non diminuisce nulla. Non aumenta e non diminuisce nulla, quindi la natura è ritrosa. Porca miseria, ragazzi. Per ora lo inviamo ai box del PC. Niente, ho scoperto che almeno qui si può trovare il Pokémon che cerchiamo. Quindi, ragazzi, io direi che... niente. Possiamo anche terminare qui l'episodio. Ci vediamo nella prossima parte, dove andremo appunto a cercare un altro... Ecco, questo è un altro Poliwhirl ancora. Volendo possiamo anche catturarlo, tanto per vedere un attimo anche lui che natura si ritrova. Femmina, ragazzi, guarda, ci proviamo tanto per... Sempre con la Sub Ball, ci riproviamo ugualmente. In caso non lo dovessi trovare con una natura che mi piace, prossimo episodio, ok? Ok, doppia sberla. Uno, due... E lo paralizziamo, va, perfetto. Tre colpi inflitti. Andiamoci della Sub Ball. Proviamo a prenderlo, va. Uno, due. Cavolo, lo devo indebolire, ragazzi. Però ho paura di fargli male. Ho paura veramente di fargli male. Proviamo con una... Una Ultra Ball, dai, la Ultra Ball è forte. Tecnicamente dovrei prenderlo. Vai. Uno, due, tre. La Ultra Ball, ragazzi, la prende sempre. A questi livelli, poi, prende sempre, sempre, sempre. Ok, ragazzi, vediamo un attimo che natura ha. Decibel a livello 33, ottimo. Pupita a livello 32, perfetto. Vediamo, va. Non diamo un soprannome. Mostra le info. Più velocità, meno attacco speciale. No, 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 no. Non mi convince. Ragazzi, dai, lo cercherò off camera. Voi comunque consigliatemi qualche natura qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo avanti e scopriremo qualcosa di più su... appunto la prossima prova. E magari cattureremo un bel Poliwhirl. Ok? Tanto la pietra di Kirka la prendiamo facilmente. Ok? Ciao allenatori, e al prossimo episodio.